Hai ancora addosso l'odore di quel prosecco stappato da Samuele sul podio, sia tu che Vladimiro. C'ha un sapore particolare quel prosecco, eh? Sì, sicuro. No, ce lo meritava, credo, Samuele, dico la sincera verità, se lo meritava sicuramente l'impegno della squadra che è stato fatto, tanto dell'Unione Ciclistica, della Forte Braccio, in questo caso perché abbiamo fatto le trasferte sempre insieme, pertanto credo che se lo meritava l'ambiente e sicuramente in primis se lo meritava Samuele. Dopo che tutte le cose nella giornata sono andate tutte lisce, percorso veloce per le sue caratteristiche, partenza perfetto, ho avuto la pazienza di aspettare, di saper gestire, di vedere come affrontavano anche il percorso gli altri atleti che magari qualcheduno di secondo anno aveva più esperienza. Noi dobbiamo ricordare che Samuele è un primo anno da juniores, corrono nella categoria che corrono primo e secondo anno insieme, pertanto è una considerazione non da poco secondo me, pertanto credo che sicuramente Samuele è stato bravo quel giorno. Tra l'altro i tempi di percorrenza di un giro ricordano che non avrebbe sfigurato neanche la gara di quelli grandi grandi, insomma, no? Lui ha fatto il miglior tempo sul giro, però c'è da fare la considerazione che il percorso era ghiacciato, pertanto era forse un pochino più scorrevole delle categorie maggiori che correvano un po' più tardi. Comunque ha fatto un giro veramente bravo, è stato un giro, ha fatto veramente bravo, con la sua esplosività, con quello che tutto quest'anno ha fatto i primi giri e è riuscito a farlo questa volta il penultimo giro, cioè il giro che conta. Giancarlo, che effetto fa vincere un campionato italiano in un team del centro Italia che non ha grandi mezzi, non ha grandi strutture, ma una voglia incredibile di fare ciclismo? Beh, però non sono tanto d'accordo su questa affermazione, perché io quello che mi ha messo a disposizione è Forte Braccio, non posso invidiare niente a nessuno. Poi dopo quello che manca a noi, credo, è la mentalità di vincente, la mentalità di saper vincere, la mentalità comunque di andare a correre per vincere. E questo è, secondo me, il cruccio più grosso della nostra regione, no? Pertanto io questo chiedo ai ragazzi di imparare a diventare più vincenti, no? Di partire ad armi pari quando andiamo a gareggiare. Chiaro che poi dopo, quando il potenziale più è superiore, però noi adesso abbiamo una rosa sulla categoria che ci potrebbe far ben sperare. Poi vediamo cosa succede, perché dopo che Dopo il conta è il risultato finale. risultato. Allora, la prima telefonata l'hai fatta a Fabio e poi dopo ad Antonello, prima ad Antonello e poi a No, Fabio. dico sinceramente, ho fatto a Fabio, poi dopo non ho telefonato più nessuno, ma è Antonello quello che segue poi tra le righe più di tutti, pertanto credo che Che la se ne famiglia intende, ponga, insomma, voglio sì, dire, no? che poi dopo la famiglia sono sicuro che erano stati molto, molto uniti, pertanto credo che questo sia la finalità di questo campionato italiano e credo che se dovessimo augurare qualcosa che questo possa servire non solo alla Forte Braccio ma al movimento ciclistico della nostra regione per poter dire, ecco, sì, è possibile anche come dicevi prima te, sulle regioni magari non così evolute, chiamiamole tra virgolette, A che si possa vocazione ciclistica, a no? vocazione ciclistica che si possono ottenere anche dei ottimi risultati.